Pronto? Sono Luigi. Ciao Luigi. Ascoltami, mi vuoi dirtene una novità, non so se te la sappi, se sia una novità. Si tratta che mio padre è morto di tumore. E dopo 2 anni, che se stanno, mia mamma, che ho saputo io a Poareta, e ha acciappato in contropiede, e ha fatto pagare per cavare i peccati che uno ha possuto, non so, confessarsi. E le sta un anno che ho capito proprio martorizzato perché va proprio copà. Non so, se questo ti ha saputo di questa qua. No. Beh, guarda, questa è ancora più bella estate. Dopo morto, i te cavo i peccati. Basta che te paghi. Basta che te paghi? Basta che te paghi i te cavo i peccati dopo morto. Che è successo a mamma di me? Sì, sì, sì. Mi puoi dirti sta roba qua, insomma. Grazie. Va bene, ciao. Senti. Grazie, ciao. Ciao. Vabbè, anche per questa testimonianza qua sono un cretino, vabbè. No, comunque in effetti è vero, è solo un commercio, uno sporco commercio di cose. Andiamo ancora avanti da il Gazzettino del 6 maggio 1998, torniamo indietro. È stata istituita una perizia sulle vittime degli abusi che accusavano il parroco di Mestre. Vabbè, qui lasciamo ai periti decidere quello... ai periti decidere cosa fare. Pronto? Ciao. Visto che ricevi solo telefonate da cretini. Grazie. Io sono un'atea, posso parlare? Pronto? Sì, pronto, dimmi da. Io sono atea, posso parlare? Sì, certo. Ecco, a tutti questi cattolici che ti offendono, ma quando vedo il Papa contornato da tutti quei quattro magnacce, seduti, come a Cosoli, a Vienna. Sì? Non fanno mai un pensiero, ma guarda che gente che manteniamo. Quattro parassiti della società, cominciando dal Papa, quel maledetto. Ma non si fanno mai domande. Ma dove vivono? Ti saluto, Valerio. Grazie. Ciao, ciao, ciao. Già, dove vivono? Punto di domanda. Probabilmente, ma non è neanche tanto la forma tutto sommato, perché... meno male, insomma, un capo ha anche il diritto di essere un po' rappresentanza delle persone, ma è il suo modo di essere, è la dottrina che gli sta dietro, questa che è in marcia. Cioè, il marciume non è la rappresentazione, è il modo del suo Dio, è il modo del suo pazzo di Nazareth. Pronto, radiogramma? L'arrabbiata che ha fatto quel signore lì, che ha detto che stava in peccati a sua madre quando è morto suo padre, tu non hai mica capito? Sì. È come se i contadini fossero morti e ricassero i peccati e li caro, ti svegli quando muori anche tu. Vabbè, io non l'ho capita. Pakistan, dall'8 maggio 1998, vescovo suicida per protesta. Attenzione, pur di mettere in ginocchio le persone, i cristiani possono anche arrivare ad ammazzarsi, anche arrivare ad ammazzare, anche ad arrivare a diventare dei martiri. Perché? Perché per loro la pulsione di morte è l'unica ragione di vita. Cioè, pur di mettere in ginocchio chi non si può difendere, sono disposti anche a delle cose aberranti, perché hanno distrutto la loro possibilità di costruire il futuro. E questo è un esempio molto, ma molto divertente. Andiamo ancora avanti. Vince il Reagan delle Filippine, dalla Repubblica del 12 maggio 1998. Nelle Filippine c'è stata la distruzione di quello che è la coscienza, la consapevolezza di quello che è stato il dibattito. Il cardinale Sin ha distrutto ogni respiro delle trasformazioni umane, ogni respiro di dignità umana. Bene. Un attore di basso rango, Estrada, un attore di serie B, naturalmente alla faccia del vescovo Sin, riesce a vincere le elezioni perché riesce a dare un minimo di speranza, fra virgolette, a dei disperati che sono diventati disperati grazie all'aberrazione infame del cardinale Sin, del vescovo Sin delle Filippine. E questo qua è sempre una risposta cattolica. Purtroppo, come vi ho detto prima, quando vi ho detto le correnti vegetative, a volte l'uscita dall'orrore passa attraverso manifestazioni dell'orrore stesso. Cioè, l'uscita dalla fobia sessuale a volte
ha degli effetti di violenza sessuale, perché bisogna uscire dalla violenza che si è subita e non si conoscono degli strumenti per uscirne. Per cui, per esempio, quando vi dicono che siete dei satanisti sessuali, no, che fanno, è perché non hanno nessun altro mezzo per uscire dalle aberrazioni che la Chiesa Cattolica gli ha imposto attraverso l'astensione. Ricordatevi quando legavano le mani i bambini perché non si masturbassero. Ma vi rendete conto che razza di orrore facevano i cattolici? Eppure lo facevano, perché quello per loro è normale. Perché castrare il divenire delle persone per i cattolici è una cosa normale. Andiamo ancora avanti. Una preghiera karaoke per 1000 carismatici del 5 maggio 1998. Si ritrovano a Mestre i carismatici. Chi sono i carismatici? Sono un'organizzazione all'interno della Chiesa Cattolica che serve per rivitalizzare la Chiesa Cattolica. Siccome ormai la Chiesa Cattolica non gliene frega niente a nessuno, la Chiesa Cattolica dimostra di essere esattamente ciò che è, cioè niente. Non ha ideologia, non ha costruzione sociale, non ha nulla se non rapina del divenire delle persone. Bene, nascono quest'altri che cercano di trasformare il Vangelo vivo, parlano del Vangelo vivo, però il Vangelo parla solo di morte e di distruzione, per cui non esiste nient'altro, non esiste nient'altro se non morte, distruzione e il Vangelo. Però si può giocare sull'apparenza, si può giocare sulla forma, si può giocare sulla rappresentazione, si può giocare sul... Gesù dice che tu di amare i vostri nemici, però sgozzate i nemici di Gesù, e voi che siete in ginocchio davanti a me dovete dovete amare i vostri nemici. Attenzione alle formule. Allora si può giocare sull'apparenza, si può ingannare, si può imbrogliare, ci si può divertirsi in questo grande gioco dell'imbroglio, e alla fine del grande gioco dell'imbroglio si distrugge la propria vita, si distrugge la propria esistenza. Perché è solo un gioco, è un gioco che distrugge il proprio fare del quotidiano. Andiamo avanti ancora, gara fra pedofili, cazzo e ruola, quante volte che si riproduce questo? Eh sì, d'altronde nell'ideologia cattolica ricordiamoci questo, la persona è posseduta da qualcuno, la persona è posseduta dal Dio padrone, e il Papa possiede i vescovi, possiede tutti gli altri, i vescovi possiedono il gregge, il prete porta il gregge al macello, per cui esiste una gerarchia di possessi ai quali le persone devono sottomettersi, devono mettersi in ginocchio. Questa gerarchia di possesso implica anche lo stupro dei bambini, perché lo stupro dei bambini sancisce il possesso del bambino, eh? L'inchiesta dice: gara di pedofili a Trapani, dalla Repubblica del 6 maggio 1998. E l'inchiesta si è rivelata di grande complessità anche per la resistenza di alcune famiglie. Qualcuno ha cercato più o meno inconsciamente di rimuovere il trauma, semplicemente ignorando quanto era accaduto ai loro figli. I reati documentati dai carabinieri sarebbero avvenuti in un arco di tempo che va dal 1992 all'autunno scorso, quando è iniziata l'inchiesta. Il passaparola in paese ha portato alla gara l'ennesimo episodio di violenza sui minori a pochi giorni dall'arresto per gli stessi reati di un prete di Valderice, del quale tutti sapevano e tacevano. Cioè, praticamente le persone sono possesso dei genitori, sono possesso del prete, sono possesso del vescovo. Questa è l'ideologia cattolica, questo è il pensiero cattolico. L'importante per un cattolico è stuprare il divenire umano. Stuprando il divenire umano, poi i comportamenti di stupro, i comportamenti di violenza del più forte sul più debole, non quelli di libertà del più debole sul più forte che chiede giustizia, che chiede libertà, non quelli. Quelli sono reati, quelli sono delitti, quelli sono peccati. No, il respiro, la violenza del più forte sul più debole, questo è all'interno della Chiesa Cattolica. Questo deve difendere Wojtyla. Wojtyla deve difendere il diritto di stuprare chi non si può difendere. Questo è il cattolicesimo. Oh, bene, andiamo avanti. Vaticano, una lettera spiega la tragedia. Vi ricordate il caporale Tornei che ha ammazzato il comandante delle guardie? Bene, dal Gazzettino dell'8 maggio 1998, cosa dice? Nella lettera si leggerebbe il condizionale d'obbligo. Quello che farò sono stati loro a costringermi a farlo, e ancora devo agire così perché non si ripetono le ingiustizie che io ho subito. E poi un addio alla madre e alla sorella, mi dispiace lasciarvi.
La madre della ragazza romana presente in chiesa ha detto che Cedric si lamentava per la durezza del comandante nei suoi confronti. Appena mi promuoveranno, ti renderò la vita difficile, avrebbe detto una volta Lois Esterman. Tutte queste vicende erano ben lontane ieri. Il problema è che questo comandante faceva parte dell'Opus Dei. La regola dell'Opus Dei è segare le gambe a chiunque non fa parte dell'ordine dell'Opus Dei. L'Opus Dei è un'organizzazione mafiosa di potere, è un'organizzazione che deve distruggere il divenire umano a un certo livello, a una certa finalità, e deve intrufolare i suoi adepti all'interno della struttura economica per controllare il sistema sociale, esattamente come la massoneria. Sarebbe una massoneria all'inverso, se la massoneria da questo punto di vista non fosse molto legata al Vaticano. Vediamo un attimo. Pronto? Sì? Ciao. Ciao. Sono Ernesto. Dimmi. E qui l'atto coercitivo che il capo delle guardie gli faceva a quel povero ragazzo, non vorrei che le avesse chiesto un rapporto sessuale. Oltre all'atto coercitivo si andava in carriera. Beh, io non ho dati per questo, eh. Io non ho dati. Ma c'hai dei dubbi? Dunque, io ti ascolto attentamente. Vorrei chiederti, ma come la morale cattolica insiste sulla confessione? Mi sai dire qualcosa? Certo. Cioè, io, le mie trasgressioni, le mie pulsioni, è vero, le mie perversioni, le devo andare a raccontare a un altro? Certo, così ti umili e ti metti in ginocchio. Cioè, e lui è padrone di te. Ah, cioè io, se mi dovessi masturbare, dovrei andar dire a lui: mi sono masturbato. Esatto. Ma chi è lui? Ma lui dopo ti chiederà se mentre ti masturbavi ti mettevi anche un dito in culo, eh. Cioè, guarda che questo è vero, non è... Sì, ma... Cioè, io... perché diventa peccato di sodomia. Cioè, io ho letto alcune cose di questo, ed è orribile. Praticamente, io devo confessare a un altro mio simile, sì, cioè le mie volontà, le mie voglie, Ernesto, le mie trasgressioni. Ernesto, ascoltami un attimo per radio fra un po' e poi ti spiego il meccanismo. Sì, ma ti spiego un attimo, però le sue trasgressioni, le sue pulsioni non me le racconta a me. E lui è il padrone. Ah, è qui che la mia mente, per fortuna, è libera da ogni sopruso e da ogni atto coercitivo. Infatti. Per fortuna che io mi chiedo questo. Io vorrei sentire anche un essere femminile, una donna che deve a ribellarsi a questi atti coercitivi. Ecco perché è difficile trovare la compagna degli ideali dal libero pensiero, cioè dai naturisti, dai campi naturisti estivi, che è qui il paradiso della vita. Ciao carissimo. Ciao, ciao. Il problema è questo, il problema della confessione. Se uno va dal prete e dice, sai, io mi sono masturbato, e poi magari sto ragazzo che diventa un capo politico, diventa qualcuno che potrebbe dargli fastidio, il prete a cosa se la ricorda? Tu quella volta mi hai confessato questo, cioè ha sempre un'arma in mano che è un'arma di ricatto, è un'arma di controllo. È chiaro, lui ha il dovere di non rivelarlo, ma è proprio perché ha il dovere di non rivelarlo e la possibilità di ammiccare, la possibilità di affermare senza affermare, di dire senza dire, che è sempre stato un potere terribile del prete all'interno delle comunità umane, all'interno del paese, all'interno dei sistemi sociali, all'interno... Cioè, persone sono state torturate perché in buona fede hanno raccontato qualcosa, cioè... Dio, stiamoci attenti a queste robe qua. E il prete chiaramente non racconta se non al suo superiore, in modo che il suo superiore abbia nei suoi confronti un'arma di ricatto. Pronto? Pronto? Sì? Ciao Claudio, sono Cesarina. Pronto? Sì, ti sento. Sì. Ernesto, te mega proprio tira per i capelli.
Claudio Pessano e altri, mi e Ernesto, siamo della generazione proprio che avremmo sofferto per il coso della Chiesa. Pensa che Guillermo mi diceva, se te vai in chiesa te va a barare, se no non te va. Sì, sì. Te sai, ieri molto vedete, avevamo 15-16 anni e andavamo un'ora in sala così. E ora te andavi in chiesa, andavi tanto subito andate a confessare. Mia prima roba che sono andata a confessarmi, a quel tempo gli era venuto fuori Claudio, il nome proprio, il Grand Hotel. E che aveva in copertina una donna in costume, ma no, neanche una fotografia, era una caricatura. Figurate a me che ero curiosa, come che ti dico, che leggevo anche, ho letto la storia che ti ho detto, di gatti, di rallentamento delle bestie, e tante altre, quello che faceva proprio la chiesa, che veniva, che ne dava proprio... E il mega domanda cosa che leso, mi avevo detto che ho letto anche il libro di gatti, ho soltanto detto che leso il Grand Hotel. E voleva farmi promettere che il giornale del diavolo. Sì. Te ha capito? Sì, sì. È nato zitta da 15-16 anni. Esatto. Che è il giornale del diavolo, che guai a leggere tutti quanti. E mia, che se te me prometti che non te lo leggi più, te davo la soluzione della confessione, no? Altrimenti, senta, dico, non c'è che dica di sì, dico, che dopo che vado a casa non leggo lo stesso. Beh, è un orgoglio. Ecco, questa è una roba, ma senza tutto il resto che è successo, ma questa è una roba anche perfino di un giornale innocuo, come che era, perché aveva la copertina di una donna in costume. Te l'ha capito? Io ho capito. Non mi ha dato la soluzione, mi sono venuta a casa pacifica e completa, questo l'ho capito. Questa è la ribellione da principio. Figurate se che dicevo che leggevi i libri dei gatti, tutto quello, ti condannava a morte. Cosa? Ti condannava a morte. Ecco, questa è una testimonianza che volevo dirti. L'hai fatto benissimo, ecco, grazie, Susanna, ciao. Allora chiudiamo qui le trasmissioni per oggi. Niente, il problema è sempre lo stesso. Il cattolicesimo, chiunque mette in ginocchio le persone, chiunque neghi il respiro di libertà delle persone, chiunque neghi la determinazione di una persona, chiunque neghi il respiro del più debole nei confronti del più forte, fa sempre un atto di malvagità. Non ha giustificazioni, non si può dire ma se, no, non ha nessuna giustificazione, va condannato, punto, e va condannato con la massima decisione, perché l'orrore non deve riprodursi, non è ammissibile che qualcuno giustifichi la violenza del più forte sul più debole, in nessun caso, perché ricordatevi che la violenza è l'ultimo rifugio degli incapaci ed è l'ultima risorsa dei disperati, ricordatevelo sempre questo. L'ultimo è il rifugio degli incapaci e l'ultima risorsa dei disperati. Questa è la violenza. E tenetevelo a nota sempre questo. E questa non è mia, la seconda parte è mia. La prima parte è di Asimov, se vi può interessare il discorso. Per cui il cattolicesimo non ha giustificazioni. Il loro Dio è un becero assassino. Il loro profeta è un criminale. Loro impongono il loro profeta con la coercizione educazionale mettendo in ginocchio bambini. Da qui deriva tutte le loro porcherie. Non esiste una filosofia cristiana degna di considerazione. Perché? Perché l'uomo non viene costruito, l'uomo viene sottomesso. Per cui tutto quello che hanno detto di aver fatto in questi anni è solo, esclusivamente porcheria. Vi ricordo che domani sera terremo qui a Radio Gamma, in sala Radio Gamma, una conferenza dibattito pubblica, entrata libera, non si paga né per entrare né per uscire, se qualcuno vuole fare un'offerta alla radio sono affari suoi, e in questa conferenza esporremo la trascendenza e immanenza nel paganesimo politeista e in stregoneria, i nostri concetti di trascendenza e immanenza nel paganesimo politeista e in stregoneria. La conferenza si svolgerà alle 20:30, inizierà alle 20:30, forse qualche minuto dopo, dipenderà dall'arrivo della gente. E in sala Radio Gamma, via Belzoni 9, Cadoneghe, Padova. Via Belzoni è una laterale sinistra, strada del Santo, che da Castelfranco porta a Padova, dopo la pizzeria dell'antico guerriero. Vi ricordo allora trascendenza e immanenza nel paganesimo politeista e stregoneria. Io sono Claudio Simeoni, piazzale Parmesan 8 Marghera come indirizzo, sull'elenco telefonico mi trovate come Claudio Simeoni, via delle Vignole 4 Marghera.
Vi ringrazio per avermi ascoltato, lascio il microfono a Mario, ci rivediamo in trasmissione alle ore 19 col Sentiero d'Oro e altre cose. Alle ore 19 qui in radio col Sentiero d'Oro e la seconda parte della trasmissione Magia, Stregoneria, Paganesimo. Grazie per avermi ascoltato e a risentirci alle ore 19.